Qui con l'assessore al turismo Claudio Casanova, che è stato pubblicamente ringraziato per l'impegno messo in questo progetto. Quanto lavoro c'è dietro alla rinascita di Castelfranco? Diciamo che il lavoro è partito da molto lontano. Come diceva il vice sindaco, dagli anni 90 era già cominciata la ristrutturazione della fortezza proprio per poterla poi utilizzare, e già l'amministrazione Cervone e poi l'amministrazione Richieri ha sempre contribuito a dare spinta e slancio a riportare agli attuali onori la fortezza, proprio perché poi all'interno di questa si potesse programmare delle attività culturali, delle attività di ristorazione come sta succedendo oggi. Quindi un impegno durato negli anni, e io in quest'ultimo frangente devo veramente anche ringraziare gli uffici della per l'amministrazione che con molto impegno hanno seguito tutte le pratiche burocratiche per poter arrivare a questo risultato, e dovessi dire non è stato facile, perché ci è voluto da una parte la collaborazione dell'amministrazione, dall'altra parte fortunatamente anche un interlocutore che, partecipando al bando e vincendo questo bando, ha dato prova di essere veramente all'altezza di poter gestire questo contenitore sia sotto il profilo culturale sia sotto il profilo gastronomico, come poi chiunque verrà poi alla fortezza potrà vedere, potrà rendersi in conto di persona. Ho sentito grandi eventi, grandi progetti fruibili a tutti a ingresso gratuito. Sicuramente sì, anche perché, come diceva Roberto Grossi, l'associazione Eventi ha anche vinto un bando della Compagnia di San Paolo con una cifra anche significativa che potrà permettere il sostegno di questi eventi. E poi non nego che a mio parere questo è l'inizio di un percorso che vedrà di mettere in rete con la fortezza di Castelfranco altri contenitori importanti. Stiamo ragionando su Castel San Giovanni, abbiamo Castel Gavone che è già oggetto di visite guidate e di certe attività turistiche, storico-turistiche, e chiaramente poi creare un network che possa comprendere tutte le attività che si svolgono sul territorio senarese. Ricordiamo i chiostri, ricordiamo i festival fatti dallo stesso Groscia fino al Borgo, tutte le attività in piazza Vittorio Emanuele, creare quindi una rete che possa veramente valorizzare il territorio e dare una comunicazione completa di tutto quello che sul territorio avviene.